Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio spacchettare insieme a voi il pacchetto di ASOS. Sono contentissima, è la prima volta che ordino su ASOS, quindi non so bene cosa aspettarmi. No, sto scherzando. Semplicemente credo di non aver mai ordinato vestiti su internet, quindi questa sarà la prima volta. Spacchetterò questo pacchettino insieme a voi e poi ovviamente proverò tutto quanto, vi dico le taglie, i prezzi e tutto quello che vi può interessare magari per fare gli stessi acquisti appunto su ASOS. Mi è arrivato subito il pacchetto, è partito tipo il 3, mi segnava che sarebbe arrivato il 6 e invece è arrivato il 4. Sono stati super veloci e una cosa carinissima che ho visto è che c'è tipo un Amazon Prime. Pagate 25 euro all'anno se ordinate spesso e vi arriva direttamente il giorno dopo, cioè il pacchetto vi arriva direttamente il giorno dopo che ordinate, quindi se uno ci ordina spesso è una gran figata, ma in generale non ci mette tanto ad arrivare. Ci ha messo veramente, credo, forse ho ordinato venerdì, è arrivato martedì, qualcosa del genere. Comunque 2 giorni, 3 giorni lavorativi e era qui. Siete curiosi? Volete sapere che cosa ho preso? Anch'io, perché come al solito non mi ricordo. Mi ricordo qualcosina, ma non tutto. Vediamo. Ah, carina, è fatto tipo a bustina il pacco, ma userò le forbici cercando di non tagliare niente di quello che c'è dentro. E poi, se ordinate su ASOS, c'è il reso gratuito, quindi se qualcosa non vi sta bene, se qualcosa non vi piace, potete andare in posta e rimandarglielo indietro. Ovviamente penso si debba scaricare tipo un foglio o qualcosa e rimandarglielo indietro. Quindi se qualcosa qui dentro non mi starà bene, glielo rimanderò indietro. Allora, voglio cercare una cosa che, ecco, voglio cercare questa qui. Sono sicura che mi piacerà, è una collana. Non mi ricordo esattamente il prezzo, comunque vi metto il link di ogni cosa vicino al nome qui sotto nell'info box, così potete andarla a vedere se siete interessati. Mi sembra di non averla pagata di più di 10 euro, potrei sbagliarmi, forse l'ho pagata 15. Dovrebbe essere una di quelle collanine che è fatta a più strati, che a me fanno letteralmente impazzire. Sì, è esattamente così, guardate che carina. Vediamo se riesco a farvela vedere meglio. Il primo ciondolino è dorato, tipo tutto dorato, invece l'altro ha tipo una specie di fiore sole inciso sopra. Me la metto subito, voglio vedere come mi sta. Sì, mi piace un sacco. Io amo follemente gli accessori. Adesso che ho scoperto ASOS, probabilmente ci acquisterò tipo sempre. Mi piace tantissimo questa collana, veramente carinissima. Poi a me i girocollo fanno impazzire e abbinare tante collane insieme mi piace allo stesso modo. Altro accessorio che ho preso è una cinta. Non porto cinte, ma l'ho vista, mi piaceva un sacco. Ho detto prendiamola, potrei iniziare ad indossare delle cinte. Questa qui l'ho presa nella taglia M. Ed è una cinta semplicissima nera che però ha questa fibbia carinissima, vedete, con i due cerchi intrecciati e si aggancia non come una classica fibbia, ma si spinge appunto il pallino così dentro al cerchietto. Secondo me è carinissima e grazie a questa potrei iniziare ad indossare le cinte. Voi le mettete? Fatemelo sapere qui sotto con un commentino. Ho preso anche una cosa di beauty perché ovviamente non potevo farmelo mancare ed è una sleeping mask, cioè una maschera per pelli secche che dovresti mettere, credo, quando vai a dormire. E dovrebbe essere liquida, cioè tipo proprio una crema. Sì, praticamente dovrebbe essere tipo crema, quindi si mette sul viso, ci si dorme, poi la mattina dopo si risciacqua. La marca è Yes to Coconut Ultra Hydrating. Credo la marca sia solo Yes to. L'avete provata? Qualcuno di voi l'ha provata? Mi fate sapere se vi piace o meno. Dice ingredienti naturali al 96%, non l'avevo vista questa cosa qui. Mi sembra di averla pagata intorno a 3 euro perché era in offerta. Se vi sbrigate, su ASOS dovrebbero esserci tipo i saldi di inizio stagione, era tutto al 20%, ovviamente non le cose che ho preso io, ma le cose di inizio stagione erano al 20%. Allora, questa magliettina dovrebbe essere una magliettina scollo a V. La taglia dovrebbe essere una 40. Attenzione perché le taglie sono europee, non sono italiane, quindi di questo ho preso una 36 perché dovete fare più 4. E vediamo,
mi sembra carinissima, così semplice semplice, con lo scollo a V, magliettina, t-shirt, liscissima. A me piace più indossare cose basic e poi magari abbinarci sopra degli accessori piuttosto che mettere cose, non lo so, particolarissime, anche se mi piacciono anche quelle, però in generale porto più cose basic. E ad esempio questa collana con questa maglietta starebbe benissimo, anche perché ha questo scollo a V. E poi il colore è carinissimo, è una specie di grigio verdino. Prossimo articolo, una maglietta di Levi's. Li ho preso per il compleanno, cioè in realtà i miei gli hanno regalato per il compleanno una maglietta della Levi's ad Andrea. E sono entrata nel negozio della Levi's per prendergliela. E c'erano tipo tutte queste magliette bellissime e ho detto la devo prendere anch'io. Ovviamente non l'ho presa nel negozio, però poi l'ho ordinata su Asos. E di questa ho preso la taglia S. Non costano neanche tanto le magliette di Levi's, ragazzi, perché se non sbaglio l'ho pagata intorno ai 25 euro. Sì, non è tipo un prezzo bassissimo, però non è neanche 70 euro magari di tanti altri brand. Ed è una t-shirt bianca così, liscia, con la scritta Levi's, questa qui infilata nei pantaloni o con un nodino qui nella parte davanti, secondo me è veramente carinissima. Non è la classica t-shirt avvitata come tipo il body che porto io oggi, questo body è di H&M mi sembra, o di Bershka, non mi ricordo, comunque l'ho preso l'anno scorso, 2 anni fa, e appunto non è una maglietta super avvitata, ma una maglietta un pochino più sportiva. Perfetto ragazzi, già mi sono sbagliata. Meno male che c'è il reso gratuito, non me ne ero accorto. Ho preso 2 magliette identiche, non mi sono accorta di aver selezionato 2 o di averla aggiunta 2 volte nel carrello. Per fortuna ora gliela posso rimandare indietro. Oh mamma mia, ma dove ho la testa? Non lo so. Questa qui è sempre la taglia Europa 36 che corrisponde ad una 40. Spero che tutte le taglie siano giuste. Incrociate le dita per me, dopo le proveremo insieme, però insomma speriamo siano giuste. Fatemi sapere se vi piace questa tipologia di video, così magari posso comprare di più e fare più video di questo genere, se vi piace, se vi piace vedere anche come magari mi stanno indossate, se le taglie sono giuste. Questo è un maglioncino così, verde di base con queste strisce rosa, bianche e blu. Sembra piccolissimo, ma in realtà è uno di quei maglioni che tipo si allargano quando li indossate. È fatto così un po' cossine, mi sembra davvero molto carino. Questo qui è leggero, quindi secondo me per l'autunno, tipo per una persona come me freddolosa da morire, potrebbe andare bene. Mi sembra molto carino, ma sto rosicando a bestia che ne ho presi 2 uguali. Ho preso un'altra magliettina, sempre t-shirt a tinta unita, e questa qui sì, è nera ed è veramente, è della marca Asos, anche di questo ho preso un Europa 36 che è un Italia 40, è una magliettina a girocollo nera, t-shirt semplicissima, anche questa non avvitata, perché secondo me queste magliettine più larghe messe nei pantaloni sono davvero carinissime. Anche questa sì, è una classica maglietta t-shirt semplicissima, però se già ci vado ad abbinare ai jeans la cinta, ci metto una bella collana, l'orologio, un trucco figo, una maglietta nera diventa super figa, anche se è solo una maglietta nera. Ultimo ma non per importanza, ho preso un paio di jeans a vita alta. Questi qui, se non sbaglio, sono di Pull & Bear. Sì, sono di Pull & Bear. Non c'era la 42, quindi ho preso la 40 italiana, quindi sempre Europa 36. Sperando che mi stiano bene, perché sono quelli a vita alta, super stretti, e di quelli lì solitamente prendo la 42, non lo so, vediamo, mi sembra, oddio, non sembrano piccolissimi, potrebbero andare bene, me li farò andare bene, se no li rimando indietro con il reso. Il colore mi piace un sacco, mi piace tantissimo, quindi spero mi stiano bene, sono così stretti sotto e a vita alta sopra. Per il momento abbiamo finito, ci vediamo tra un secondo e proverò tutte queste cosine. Allora, i jeans purtroppo, come pensavo, sono un po' piccoli, non tantissimo, ma non mi salgono qui, quindi sicuramente la 42 sarebbe stata meglio. Quindi i jeans dovrò rimandarli indietro. Ah, vieni, vai a riprendere il video. Oggi è il compleanno di mamma. E tanti auguri, auguri a te. Sei stata molto brava, mamma, molto grazie. Bella. Speriamo che sia anche buono. Sì, ve lo faremo sapere. Stavo dicendo, invece, la cinta è molto carina, però devo fargli un buchettino in più, perché altrimenti così sarebbe
troppo larga. Quindi mi cambio il jeans e vi faccio vedere le magliette. Questo è il maglioncino. Che ne pensi? Molto carino. Carino, vero? Di questo ne ho ordinati due. Nel video tipo sotto primo ho detto forse uno glielo do a mia sorella. Non credo sia il tuo stile. Non proprio. Però questo mi piace. Approvato. Questa mi sembra carina. Semplice maglietta nera. Come vi dicevo prima, questo è carino. I jeans che ho indosso sono dell'anno scorso di Bershka, quindi non sono più reperibili purtroppo. Comunque carina, mi piace così infilata nei pantaloni, magari ci mettete una collana più lunga, un rossetto acceso e diventa tutto più interessante, però sicuramente questa la tengo per quando non voglio niente di impegnativo, sarà la maglietta che prenderò. Questa mi piace tantissimo. Che ne dici, Fra? Morbida. Questa secondo me pure di una taglia più grande è carina, un po' morbidina così. Però mi piace un sacco, poi è veramente morbidissimo. Ultima maglietta è questa di Levi's, secondo me questa è carina, sia col nodino così, penso che è carina, anche portata così, sciolta da sciolta oppure messa nei pantaloni. Però col nodino è più carina. No, così è più carina. Così è più carina. Quindi, ricapitolando, devo mandare indietro il maglione verde, che purtroppo, a meno che non trovo a chi darlo, ma non penso che troverò nessuno. Maglietta con lo scollo a V mi piace tantissimo, non so se c'è di qualche altro colore, questa mi sembra di averla pagata veramente pochissimo, tipo 8 euro, me la prenderei anche di altri colori. La t-shirt nera, carina, il maglione mi piace un sacco, quindi anche il maglione lo tengo. La cinta lo stesso mi piace, ci devo fare solo un buchino e purtroppo i pantaloni, come già sapevo, devo rimandarli indietro perché se ci fosse stata la 42 sarebbero stati perfetti, ma così sono veramente troppo stretti, rischio di non sedermi. Quindi ragazzi, per il video di oggi è tutto, spero di avervi tenuto compagnia, spero che il video vi sia piaciuto, se così è stato ricordatevi di spolliciare all'insù o di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Io e Francesca vi mandiamo un grandissimo bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao!